Buongiorno, pace a voi, pace a questa casa e a tutti chi abita nella. Oggi la terza domenica dell'Avvento, la domenica della gioia. E oggi questa gioia condividiamo con voi in questa casa portando la luce della pace. Carissimo signor Sindaco, è con grande onore e gioia che oggi una piccola rappresentanza dell'oratorio parrocchiale di San Gennarello è qui per consegnarle la luce della pace da Betlemme. Questa iniziativa è molto più di un semplice gesto cerimoniale, è un simbolo di unità, amore e speranza che si diffonde da Betlemme a tutto il mondo e oggi con particolare significato a Ottaviano. La luce della pace da Betlemme ha una storia ricca e profonda. Ogni anno un giovane scout viaggia fino a Betlemme per accendere una fiamma nella Basilica della Natività, ad una delle lampade che arde notte e giorno sul luogo dove è nato Gesù. Questa fiamma, carica di significato spirituale, viene poi portata in diverse parti del mondo come segno di pace e fraternità. Oggi desideriamo affidarla alle mani del nostro sindaco. Questa luce rappresenta un richiamo alla solidarietà, all'onestà e all'impegno per il bene comune. Un invito a ognuno di noi, come cittadini di Ottaviano, a essere portatori di questa luce nelle nostre case, nei nostri cuori e nelle situazioni difficili che possiamo incontrare lungo il nostro cammino. Caro Sindaco, in questo gesto di consegna vogliamo esprimere la nostra fiducia in lei e nel suo impegno per guidare la nostra città verso un futuro luminoso. La luce della pace è un simbolo di speranza e confidiamo che la sua leadership possa illuminare il nostro percorso, ispirandoci a lavorare insieme per il bene di tutti. A ciascun cittadino di Ottaviano chiediamo di considerare questa luce della pace come un dono prezioso. Portiamola nelle nostre case come segno di accoglienza e calore familiare. Portiamola nei nostri cuori come fonte di ispirazione per essere persone migliori, più compassionevoli e più solidali. E quando le sfide si presentano, portiamola nelle situazioni difficili, come guida per ritrovare soluzioni basate sull'amore e sulla collaborazione. Auguri caro Sindaco, auguri a tutta la comunità di Ottaviano di un sereno periodo natalizio, ricco di gioia, amore e pace. C'è la luce della pace da Betlemme possa illuminare il nostro cammino e rafforzare il legame che ci unisce come comunità. Grazie davvero, io accolgo la luce come primo cittadino in casa mia e la estendo a tutti i cittadini di Ottaviano per una parola importante oggi, importante come sempre, ma oggi più che mai, è quella di pace. Pace per il nostro prossimo, qualunque esso sia, affinché possano terminare tutti i conflitti che in questo momento ci sono sempre stati, oggi li sentiamo forse perché sono a noi più vicini, ma speriamo in una pace che valga per tutti. Grazie. Lo Spirito Santo è presentato in questa luce, vi illumini sempre a scegliere il più possibile, il più meglio, il più buono per ognuno di noi, principalmente a Ottaviano, da quale è consegnato a voi questa grande responsabilità. Con lo Spirito Santo vi illumini sempre, che sia sempre per il bene degli altri. Grazie. Dio vi benedica, Dio vi protegga, Dio vi dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Un santo e felice Natale per tutti voi e per tutti noi che facciamo parte di questo grande paese ottaviano. Grazie a tutti.